avanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno. E grazie veramente a tutti per ieri, che è stata una giornata strepitosa, perché ci avete contornato di messaggi, di cose, quindi ci siamo divertiti veramente alla grande, sì. Non solo a condurre la trasmissione, ad entrare nelle vostre case, ma anche a leggere i vostri messaggini. Che la nostra redazione sempre ci sempre dà precisa, e conserva che ci manda per noi. Tutto. Io parto adesso, sì. Come lo chiami tu? Il menù del giorno. Il menù. Certo. Ma almeno io la chiamerei scaletta, per un po' più professionale. Dai, cominciamo dall'antipasto. Il menù è più legato alla cucina. Comunque, allora, primo spaghetti alla carbonara. Li prendo. Li prendo, qualsiasi cosa li prendo. Dai, su che io lo sbircio, sto sbirciando, no, scherziamo. Chi c'è oggi? Allora, oggi iniziamo con Daniela Cavanna, una bravissima artista. Franco Bagutti, sapete di chi sto parlando. Fatti bravo. Quella, io. Futuro, bellissimo. Io. La nostra relazione è straordinaria. E poi Dino Bucciante, Michele, We're Lonesome Tonight. E poi i nostri inviati speciali. E ci sono io e te con il re dei pagliacci e la sua regina. Nilce Vacca. Accontentiamoci. Allora voliamo con Daniela Cavanna. Andiamo con le farfalle di Daniela Cavanna, una grande artista veramente alla grande. Farfalle, vola. Leggenda, conoscono tutti i tuoi sogni più veri, volano in alto e sussurrano addio i tuoi desideri. Sai che mi piace pensarti così, perché mi manchi davvero, tu che arrivi come farfalla a riempire il mio cielo. One, two, three, four, five, six, stop. Seven. Alle sette. Allora. Il maestro Bagutti è sempre puntuale. Puntualissimo, sì. Anche prima. Se l'appuntamento è alle vero, sette, amici. Lui arriva alle sei. Questo come, è vero. Come fanno i grandi? Come Franco fanno? È così. Infatti i grandi arrivano presto. No, ma sai perché arriva prima? Perché viene col Ferrari, ecco. Va forte. Comunque, alle sette, Franco Bagutti, alla grande. Grande amore.
le braccia ed il cuore, perché se spunta la luna ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te io verrò, con tutto l'amore più grande che ho, a farti felice ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno m'ama più di prima. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle 7 l'ora dell'Ave Maria, e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suonerà. Revival VIP, vediamo che cosa ha trovato e è andata a cercare oggi la nostra redazione, alla quale veramente faccio i miei complimenti per la straordinaria ricerca che fanno in giro. Mi ha chiamato me come Patti Bravo, vengo? Lo voglio avere io? È Patti Bravo o Nella Vanoni? Tutti e due. Tutti e due. Torno Paola Belloni, Patti Bravo, La Bambola, video originale del 68. La Bambola, Canzonissima. Nel 68, a chiudere l'anno come una delle canzoni più vendute, fu La Bambola, la canzone che Patti Pravo non voleva cantare e che diventò, pensate, poi il suo più grande successo. Prima di essere stato proposto a Patti Pravo, il brano era stato già rifiutato da Caterina Caselli, Little Tony e i Rockies. Che faceva Little Tony? Il bambolo? Il bambolo, appunto. E lei stessa aveva dichiarato di non amarlo particolarmente. Vabbè, lei voleva che nessuno stava. Tanto il testo era di Buon Compagni e quindi avrebbero potuto cambiare il testo. Il brano diventò un vero e proprio successo, vendendo nel tempo circa 40 milioni di dischi. La canzone racconta le lamentele di una donna che chiede rispetto al proprio uomo, che la tratta come appunto se fosse una bambola, usandola e sfruttandola a proprio piacimento e poi buttandola giù quando non è più utile. Però. Hai capito perché non la voleva cantare la Patti Pravo? Però sai, la Patti Pravo, se non avesse avuto quel pezzo lì, forse era ancora al Piper. A ballare, intendo dire. Eh sì, vabbè, Revival fu, VIP. Fu veramente alla grande. E allora andiamo con Revival VIP. Grazie alla nostra redazione per la ricerca di queste cose straordinarie. Vero. Volare. Cantare. Tu mi fai girare come fosse una bambola, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste, stanca tu, pensi solo per te. No, ragazzo, no, del mio amore no.
gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Senti Paola, io faccio partire la sigla e tu vai a intervistare l'artista di oggi. E è già arrivato, quindi puntualissimo. Conosciamoli meglio. Canto così, dall'emozione il mio mestiere. Conosciamoli meglio, Dino Bucciante direttamente dall'Abruzzo, allora, con furore, come dico grazie, sempre io. Grazie, grazie. Dino, ma tu come ti immagini un futuro? Al momento attuale, spero, artisticamente. Spero, molto, molto movimentato. Oh, luminoso, sì, diciamo. Luminoso. Viaggi all'estero. Spumeggiante, come dici tu. È vero, un'orchestra spumeggiante, è proprio lui, Dino Bucciante. È la memoria, vedo, Dino, anche se non ci vediamo da un po', ti è rimasta buona, non mi tradisce, infatti. E poi so, qualche viaggio anche all'estero, perché qui abbiamo dei brani che sono diventati dei tormentoni. Una cica innamorata, per citarne uno. È diventata anche ballo di villaggi, vacanze, colonna sonora di estati, sì, vero? Infatti devo dire che è stato veramente un successone questo brano, e funziona benissimo. Quest'estate eravamo in un villaggio turistico in provincia di Salerno, e abbiamo fatto baracca alla grande, intorno alle piscine. Con che bello, questo, vedi, veramente, questo veramente un riempipista, veramente come anche il tuo Che Mambo, scritto sempre con Luciano Nelli. Grazie alla collaborazione di Luciano. Dov'è Luciano Nelli? Ma vieni, Luciano, unisciti a noi. Ma vieni qui accanto a me, perché qui c'è l'assistente. Qui c'è l'assistente. Ah, pure vai a sedere accanto. Tutto in diretta, amici, si vede. Ecco, guarda, fra un po' la tante canzoni che abbiamo scritto insieme, io e Dino, e ci siamo veramente divertiti, perché c'è, tra l'altro, tra la musica di Dino e quando io mi metto a lavorare su queste cose, c'è una sintonia straordinaria. Si riesce a fare delle belle cose. E lo farete ancora. Mandiamo la cica innamorata. Cica innamorata, grande successo, che dobbiamo dire? Cica innamorata. E certo. Innamorata. Dino Bucciante. Dino Bucciante, ritornelli. La cica si innamora, un beso cada ora. È sabato e domingo, tu che va a bailar. La cica innamorata, nunca te deja solo. Mañana noche y siempre contigo me dará. La cica innamorata te dona su sorriso. Grande successo, una canzone straordinaria. Io l'ho cantata anche io per parecchio tempo. Sì, vero, una canzone vero.
appunto è Are You Lonesome Tonight, ti senti sola stasera, in italiano cantata da Michele. È un successo portato nel mondo da Elvis Presley. Sì. E noi abbiamo la versione di Michele, scusate se è poco. No, anzi, Michele è quello che l'ha portata in Italia. Are You Lonesome Tonight, vai Michele. È finita così, senza un vero perché, ma ogni notte ti sento con me. E mi chiedo se tu, anche tu, come me, resti sveglio e mi pensi con me. Sono lunghe le ore se tu non sei qui. Non ha senso la vita vissuta così. Se sei sola anche tu come me, vuoi che tu che torni da te. Se sei sola, anche tu, come me, vuoi che tu, da grazie. Cristiano Chesi e C si trovano a Firenze e sono i nostri inviati speciali. Vediamo un po' chi vanno a pescare. Ma cosa combinano? Io vedo sempre che puntano molto alle ragazze. Sì. Però meno male che ultimamente ogni tanto si è aggiunta una ragazza che punta ai ragazzi. Meno male, almeno cambia un po' qualcosa. Anche perché poi mi arrivano dei... No, per la verità non è mai arrivato. Sono arrivati i conti? No, però ho sempre paura. Dico, non è che mi mandano conti poi a casa. Mi manda Luciano Nelli. Cristiano Chesi e C, i nostri inviati speciali. Ciao Luciano, ciao Paola, ancora collegati da Firenze. Io tempo fa, sapete che è venuto a mancare quel famoso scrittore Umberto Eco, no? Che dovete sapere che quando comprai il suo libro, lo misi in casa mia, cioè ogni volta dicevo una parola, un eco incredibile, è la bischerata, non so, però è vera questa cosa. Il famoso nome della rosa, il nome della rosa, ora io avevo una zia che si chiamava Rosa, no? Porta a casa il nome della Rosa, dice, guarda, dice la zia, la si chiama Rosa, cioè aveva delle sorelle, Margherita e Viola, che io una volta gli dissi, ma voi siete nate in un ospedale o in una sera? No, fammi capire perché questi nomi, voglio dire. Comunque, al di là di tutti, Umberto Eco è stato veramente un grande scrittore. Lo celebriamo quest'oggi qui a Ritornelli, è venuto a mancare tempo fa, ma noi che siamo sempre in differita lo celebriamo oggi, Bene, con tutti i suoi belli e bei libri da leggere e godere. Luciano, Paola, ci vediamo alla prossima, un momento serio fra tante bischerate che noi diciamo sempre. Da domani.
Allora, io devo dire di questa canzone, che è una canzone molto bella, tra l'altro io i primi miei concorsi, che li vincevo tutti, ero un ragazzo, ero un bambino quasi, e facevo una canzone di Nils Daka che era Oh Carol, e poi dopo, anni dopo, ho fatto di nuovo questa canzone che è Il Re dei Pagliacci, di Nils Daka. Che cosa devo dire di questa canzone? Devo dire che durante le nostre serate, quando arriviamo per esempio alle 11:30 così, arriva sempre qualcuno sotto il palco e fa: oh, ma il Re dei Pagliacci stasera non ce la fai. È vero, e allora devo fare, perché è un bel ballabile. E allora la sua regina, che pezzo aggiunto che canta Paola, Il Re dei Pagliacci da Luciano Nelli per voi. Il suo pubblico non vede quest'uomo triste, quando è solo, quanto piange e si dispera, e che non può raccontare la tristezza del suo cuore senza amore. La 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 lero, la 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 lero, fingendo canta così. La 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 lero, la 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 lero, il grande re dei pagliacci. Questo re dei pagliacci, che la gente crede sia di buon umore, nel suo cuore il suo pubblico non vede quest'uomo triste, quando è solo, quando piange e si dispera, e che non può raccontare la tristezza del suo cuore senza amore. Perché anche un pagliaccio senza amore come fa? Come fa? Tristezza nei suoi occhi, anche se ride si vedrà. Con la sua regina allora tutto cambierà, e il suo regno vero sembrerà. La 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 vero, la 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 vero, fingendo canta così. La 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 vero, la 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 vero, il grande re dei pagliacci. La 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 vero, la 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 vero, il grande re dei pagliacci. Il re dei pagliacci, leggiamo lei. E con questo vi salutiamo. Come vedete, le puntate vanno via volano, così. Volano, velocemente volano, fin troppo. Noi ci vediamo domani. Andate a ballare, perché ballando si vive meglio. Magari mangiate anche qualcosa prima e poi smaltite tutto, certo, ballando. Ciao amici, viva Ritornelli. Ciao. Quanti ritornelli